Ben ritrovati cari utenti di benessere.com. In questa puntata con la dottoressa Federica Legrenzi parliamo di colesterolo. Dottoressa, molto spesso un'alimentazione scorretta può causare malattie cardiovascolari, ma facciamo una distinzione su che cos'è il colesterolo buono e qual è invece quello nocivo. Il colesterolo svolge delle funzioni molto importanti, quali la formazione, la riparazione delle membrane cellulari, è precursore della vitamina D, di ormoni sessuali, di ormoni steroidei, quindi è una molecola in realtà fondamentale. È utile specificare che il colesterolo non circola liberamente nel sangue, ma è legato a particolari proteine con le quali forma delle strutture proteiche più complesse, chiamato appunto lipoproteine. Ora, le LDL o colesterolo cattivo in realtà svolge una funzione indispensabile, che è quella proprio di portare il colesterolo alle cellule. Tuttavia, appunto, rilasciandolo a livello dell'endotelio, il colesterolo può appunto causare i fenomeni di formazione di placche aterosclerotiche. L'HDL ha la funzione di prelevare di nuovo questo colesterolo dalle pareti e riportarlo al fegato, quindi svolge una funzione di pulizia e protettiva dei vasi. E quali sono i cibi alleati del colesterolo buono? Prima di tutto dobbiamo pensare che la maggior parte del colesterolo circolante in realtà è colesterolo endogeno, quindi noi assumiamo con l'alimentazione una piccola percentuale di colesterolo, quindi non esistono dei veri e propri alimenti amici o nemici del colesterolo, vero è che ci sono degli alimenti che possono favorire o meno la formazione appunto delle placche aterosclerotiche o comunque inibire l'assorbimento del colesterolo a livello intestinale. Gli alimenti che sarebbe preferibile appunto mangiare, quindi privilegiare, sono le verdure, quindi sempre le nostre 2-3 porzioni al giorno, e comunque anche la frutta. Questo proprio perché sono ricche di vitamine, di antiossidanti che appunto diminuiscono il rischio cardiovascolare, inoltre sono ricchi di fibre vegetali, le quali vanno a ridurre l'assorbimento del colesterolo a livello intestinale. I legumi che diminuiscono la produzione proprio del colesterolo da parte del fegato e tutti i grassi mono e poliinsaturi presenti per esempio nell'olio extravergine, nei semi, come nei semi di soia, di girasole, oppure quelli apportati dal pesce azzurro, da sarde, sardine, che sono appunto ricchi di omega 3. Abbiamo alcune domande. Sara ci chiede: ho il colesterolo alto da sempre, per genetica. Sono utili gli integratori e gli yogurt con gli omega 3? No, assolutamente no, anche perché se parliamo di un problema genetico significa che il colesterolo endogeno è prodotto in maniera, come dire, disregolata a livello epatico. Se si vuole, appunto effettuare una terapia, o comunque una prevenzione per abbassare i livelli di colesterolo, bisogna agire su tutto il processo biochimico, di produzione. Ci sono alcuni alimenti o comunque anche integratori, a base, per esempio, di riso rosso fermentato, che è noto per le sue, capacità di ridurre la produzione di colesterolo. Quindi questo è un approccio sicuramente più sensato che riempire il frigorifero di integratori presi al supermercato. Un'altra domanda. Leonardo, perché le uova fanno male a chi ha il colesterolo tendenzialmente alto? Non è un problema mangiare l'uovo, quell'uovo, uno, due uova alla settimana. Ecco, la cosa fondamentale è quello sempre di abbinarlo, per esempio, con della verdura fresca, con della frutta o comunque con dei cibi ricchi di fibre vegetali che vadano a compensare. L'approccio migliore è quello di, per chi soffre appunto di ipercolesterolemia, è sempre quello di agire farmacologicamente su tutto il processo biochimico di produzione del colesterolo, senza
stare ad eliminare particolari prodotti. Magari conta anche il metodo con cui viene cucinato i condimenti. Sì, allora come condimenti ovviamente alla luce di quello che abbiamo detto prima è sempre consigliabile l'olio extravergine d'oliva aggiunto a crudo alla fine e il tipo di cottura ovviamente sono da privilegiare i metodi di cottura semplici, quindi al vapore, senza intingoli, insomma i classici metodi di cottura poveri di grassi saturi che possono essere ovviamente nocivi. Grazie dottoressa per i suoi consigli. Grazie a lei. Grazie a voi dell'attenzione. Ci rivediamo nella prossima puntata. Arrivederci.